Per tagliar corto sulla questione Dio, bisogna riflettere sul mistero del mondo e dell'uomo. Se il mondo e l'uomo sono misteri a noi dati immediatamente, Dio diventa il mistero spostato sul piano mediato e serve come paradosso alle religioni per spiegare il mistero immediato con un mistero mediato. In breve, si cerca di dare contezza del mistero del mondo più vicino a noi, anzi dentro di noi, con un mistero molto più lontano a noi e fuori di noi. E qui siamo al tragicomico. Il problema sul quale tutti sorvolano è la coscienza umana, questo mistero racchiuso dentro ognuno di noi. Kant ha detto che l'io penso deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni. Questo significa che prima di tutto e innanzi a tutto, noi abbiamo a che fare con la nostra coscienza, quale dato immediato, e poi con tutto il resto. È chiaro dunque che Dio è un sinciput, vale a dire una rappresentazione mentale, un ente cervellotico che l'uomo si è creato per vari scopi. Serve alla religione come instrumentum regni e all'uomo come consolazione del dolore della vita e della morte. Esiste tuttavia nell'uomo la consapevolezza dell'insufficienza della vita e l'anelito a cercare la perfezione e la felicità in un'altra dimensione. Ciò non si può negare. Anzi, ad una considerazione attenta, questo è l'unico desiderio umano che va tenuto in alta considerazione. Ma allora non è quel Dio con una personalità che ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza e che noi abbiamo imparato a conoscere al catechismo, attraverso gli scritti dell'Antico Testamento ebraico, che può darci la soluzione, cioè che esso è un Dio malvagio e vendicativo, e per di più ha creato questo mondo che è il regno del caos e dell'errore, dove domina il male. Il tentativo di Spinoza di togliere a Dio la personalità e metterlo dentro il mondo, per fare del mondo stesso un panteismo, non può funzionare, perché non dà alcuna giustificazione dell'evidenza del male, che mal si concilia con la bontà di Dio. La soluzione la dobbiamo cercare nella filosofia, che ci parla di un principio etico, e ancora di più nella mistica, che ci spinge ad un percorso ascetico nel desiderio di realizzare il vero bene. Ora, qualcuno si diverte a fare i giochini matematici e vuole dimostrare Dio con la matematica. Questi giochini sono assurdità molto pericolose per la fede, in quanto rischiano di sortire proprio l'effetto opposto, cioè di farla perdere. Usare la ragione per dimostrare l'esistenza di Dio con la matematica, come pretendeva di fare Gödel, il quale non si avvide di stare a giocare un gioco molto azzardato per Dio e per i preti, è una cosa alquanto tragicomica. Così facendo, infatti, vale a dire togliendo dalla fede il valore dell'esistenza di Dio e volendolo far rientrare in quello della conoscenza razionale, si dimostra una cosa ancora più pericolosa per Dio, quello che si vorrebbe evitare e che tutti i preti vorrebbero escludere. Si dimostra cioè Dio come un ente cervellotico, un sinciput e null'altro, proprio ciò che si vuole rifiutare. La fede potrebbe essere un'idea accettabile se la si estrapola dal significato che di norma gli viene attribuito dalla concezione cattolico-cristiana, cioè da quella di un Dio creatore e castigatore fatto ad immagine e somiglianza dell'uomo, che salva e punisce a seconda delle azioni di quest'ultimo, eccetera. Se la si intende, cioè, nel significato mistico-cristiano della realtà superiore di quell'uno plotiniano che non può essere espresso da alcuna parola e non può essere neanche pensato o intuito. In questo caso tutto diventa razionale. Il pensare invece di far rientrare ciò che è oggetto di fede nel dominio della ragione è un'assurdità. Così facendo non si dimostra altro che il contrario, proprio ciò che si vuole evitare. Vale a dire, si fa di Dio un fenomeno cerebrale e nient'altro. E così ci si dà la zappa sui piedi. Le famose tre prove dell'esistenza di Dio, quella ontologica, cosmologica e fisico-teologica, o teleologica, sono delle fantasticherie della teologia.
La prova ontologica viene proposta per la prima volta da Sant'Anselmo d'Aosta. Delle tre prese in esame da Kant, questa è forse la più raffinata dal punto di vista logico, basandosi su di un solido ragionamento deduttivo a priori. In questa prova si dice che se Dio viene definito come l'essere perfettissimo, non può esistere solo nella mente, ma anche nella realtà. Da ciò segue che non si può pensare Dio come essere perfettissimo, senza postulare la sua esistenza, in quanto potrei pensare a un essere uguale, ma non esistente nella realtà. Ma questa è una contraddizione interna al mio ragionamento. Perciò Dio deve esistere anche nella realtà. Kant dice che questo ragionamento si basa su di un salto mortale metafisico, che dal piano logico passa al piano ontologico. L'idea di perfezione non contiene al suo interno l'esistenza, che quindi non può essere dedotta a priori, ma solamente a posteriori. Anselmo considerava l'esistenza un predicato, mentre è un quantificatore, come dimostrato da Gottlob Frege nei suoi scritti postumi del 1986. La prova cosmologica si basa sulle cinque vie di San Tommaso d'Aquino. Queste, a sua volta, si basano sulla logica aristotelica. Qui si sostiene l'evidenza che il mondo è regolato sul principio di causa-effetto e, risalendo a ritroso la catena causale, si deve ammettere la presenza di una causa prima incausata, poiché se non esiste la causa, non esisterebbe l'effetto. Ma se esiste l'effetto, deve necessariamente esistere la causa, che coincide con Dio. Kant sostiene che questo argomento è fondato sull'errata applicazione della categoria di causalità, utilizzata per passare dal mondo fisico-fenomenico al piano metafisico. Inoltre, questa dimostrazione di Dio richiama implicitamente la prova ontologica, in quanto si ritiene la causalità come una categoria assoluta, necessaria e perfetta, che non può fare a meno di esistere. Mentre Kant stesso ha dimostrato che la categoria di causalità è una categoria a priori della mente umana e quindi valida solo per il mondo dei fenomeni. Infine, la prova fisico-teologica o teleologica delle tre è quella che più intimamente si può accettare, poiché afferma che l'esistenza di una realtà ordinata e strutturata presuppone una mente ordinatrice che viene associata a Dio. Ma per spiegare l'ordine della natura basta la sola filosofia e non un essere metafisico. Da questo punto di vista basterebbe soltanto un Dio ordinatore e non creatore, quindi il demiurgo platonico e non il Dio creatore cristiano. Perciò con questa prova si ricade nella prova cosmologica, in quanto questo essere sarebbe la causa della natura.